Ciao a tutti, so che in molti mi hanno scritto perché vogliono vedere la seconda parte del video su Max Enduro Low Cost, ma ci devono ancora arrivare dei pezzi, quindi prima di farlo aspettiamo che arrivi tutto. Intanto video pippone sulle gomme, le mie impressioni dopo 12.000 km sulle Continental Conti Trail Attack 3 che erano montate sulla Africa Twin del 2018 Adventure Sport, che come vedete non c'è più, è stata venduta. Però ho avuto il tempo un paio di settimane fa, prima di venderla, di fare un bel video. Adesso ci spostiamo direttamente sulle colline modenesi che vi faccio vedere quelle che sono state le mie impressioni. Vi ho portato su questa strada perché prima di iniziare con il video vorrei fargli fare l'ultimo test. Dato che la Continental le dà come gomme per Max Enduro, quindi appunto sono state montate sull'Africa Twin con misura 90-90-21 e 150 posteriore, dato che le danno per Max Enduro e con un 10%, dicono loro, di possibilità di fare strade sterrate, quindi ormai sono arrivato alla tacca di sicurezza, quindi sono da cambiare dopo 12.000 km e vi voglio portare su questa salita. Dovremmo arrivare là sopra, è secca, non è impegnativa, però è una bella salita, così metteremo alla prova subito la tenuta a gomme ormai finite. Come potete vedere sono completamente mangiate ai lati e qua siamo all'attacca di sicurezza. Bene, partiamo. Eccoci, lo so, è una prova un po' inusuale questa per delle gomme che nascono prettamente stradali, però a me le gomme stradali su queste moto mi piacciono relativamente poco perché vanno a togliere quello che è la dualità della moto, come Max Enduro è nata anche per fare del fuoristrada. Queste gomme sono state montate per fare un viaggio totalmente asfalto l'anno scorso, siamo andati in Spagna. E in più abbiamo fatto anche la Corsica. E mi ci sono avventurato, se così si può dire, perché alla fine sono strade sterrate come può essere l'Eroica, anche nel deserto di Tabernas e non so se si pronuncia in questo modo in Corsica, nel deserto di Agriates. Scusate se l'ho detto in maniera errata. Queste gomme in particolare mi sono piaciute veramente tanto. Mi sono piaciute tanto perché su strada danno un feeling quasi da gomma sportiva. Sembra quasi non più di guidare un 21, ma di guidare un 19. Almeno queste sono le mie impressioni. Io non sono né un tester né un giornalista. Sono semplicemente un motociclista medio come tanti altri che vuole dare le sue impressioni su delle gomme che ha provato. In realtà tutto il giro l'ho fatto per portarvi qua sulle colline modenesi. Sicuramente meglio che fare una recensione in un garage o in città. Comunque le gomme sono state usate. Temperature che variavano dai 48 gradi del deserto di Tabernas in Spagna a circa gli 0 gradi di lo scorso inverno sull'Appennino modenese. Hanno fatto autostrada, sterrato semplice come quello di oggi, hanno fatto neve purtroppo, asfalto bagnato, asfalto asciutto, asfalto umido e asfalto freddo. Si sono sempre comportate benissimo, non soffrono molto. Soffrono un po' il caldo, soprattutto quando si è in due e a pieno carico. In inverno quello che Continental promette è mantenuto, cioè in tre curve raggiungono la loro temperatura di utilizzo. Effettivamente non mi sono mai sentito la moto scivolare
né su asfalto bagnato, né su asfalto umido, né su asfalto freddo. Sono gomme che mi sono veramente piaciute tanto. Su asfalto caldo, quindi con temperature intorno ai 45 gradi, si sono sempre comportate bene e non hanno avuto un'usura particolare. Quello che forse è il loro punto debole è viaggiare a pieno carico. A pieno carico, sicuramente, con il peso del passeggero e del tris di valigie per un viaggio, l'usura in curva, anche andando piano e non aprendo particolarmente il gas, usandole da gomme turistiche, i lati si sono scalinati tantissimo e questo dà anche rumorosità in curva dopo il 50%, dopo l'usura del 50%. Su asfalto asciutto invece sono veramente validissime. Le consiglio a tutti coloro che comprano queste moto e non vogliono fare strada sterrata. Perché soprattutto l'anteriore dà un feeling quasi da sportiva. Io ho sempre montato delle semi tassellate. Sono passato da Heidenau a Metzeler Karoo Street. E non ho mai avuto quel feeling all'anteriore su questa moto, perché su altre, anche col semitassellato, mi sono sempre trovato bene. Mentre su questa moto, l'anteriore, non ho mai trovato un feeling al 100%. Invece, con queste gomme, il comportamento è proprio quello che ti aspetti da una gomma stradale, cioè arrivi bello pinzato in curva, se la traiettoria non è giusta, hai ancora un margine per riuscire a correggere, mentre con le semi tassellate su questa moto io ho sempre fatto fatica. Impostata la curva, quella era, poi mi sentivo sempre il davanti scivolare. Invece con queste mi sono veramente divertito. Sì, soprattutto curve d'Appennino sulle Alpi mi sono veramente divertito. Anche qui, unica pecca: dandoci un po' di gas, le spalle si mangiano completamente. Viene proprio la bavetta, però venendoci questi scalini nelle due spalle, quando si va a curvare, si sente quel tipico rumore da tassellato. Le consiglio a chi? Le consiglio sicuramente a chi compra le Max Enduro per comodità. Non ci farà mai strade sterrate. Per una guida sportiva, per una guida turistica, asfalto sono eccezionali. Se uno invece vuole fare qualcosa di un po' più fuoristradistico, allora a quel punto può passare direttamente alle TKC70. Rimonterò queste gomme? Non penso, appunto perché andandomi a infrattare spesso in queste stradine sterrate volevo qualcosa di più fuoristradistico. Quindi per il prossimo treno ho già acquistato una gomma 50-50 che sono le Mitas 607 che non avevo mai provato neanche sul Transalp e quindi se non la vendo prima, perché è in vendita. Se non la vendo prima, farò il test delle Mitas. Allora, ciao ragazzi, dalla caldissima Maranello, siamo qua dalla Ferrari. Ho fatto l'ultimo giro con le gomme prima di cambiarle. Quindi vediamo come si presentano dopo 12.000 km. Qua abbiamo lo scalino, ormai siamo veramente alla frutta, anzi siamo arrivati e qua si sono completamente mangiate e fanno questo pelucco. Oggi giornata caldissima, addirittura hanno fatto i ricciolini. Vediamo davanti invece sempre 12.000 km.
davanti molto meglio, anche davanti gran tenuta, però non si sono scalinate, vediamo così al sole si vede meglio, non ci sono particolari scalini, quindi davanti probabilmente ne avrebbero ancora, dietro invece proprio, vediamo se mette a fuoco. Ecco, dietro proprio ormai finish. Ciao a tutti!